alle 18.30 fischio d'inizio di Crotone Parma, anticipo di A partita che ci verrà raccontata da Antonio Lopez. Buonasera, buonasera dall'uscita, buonasera anche da Mauro Tedesco che cura la parte tecnica. Due trasferte una dopo l'altra ed ora il Parma in casa nella gara per natalizia a chiudere il 2020 e proverà a chiuderla in bellezza il Crotone in quest'anno maledetto per i motivi che tutti conosciamo. La formazione di Stroppa è reduce della sconfitta in trasferta sul campo della Sampdoria a Marassi, mentre il Parma proverà a ripartire dopo il poker subito sempre in casa ad opera della Juventus. Lancio in avanti a cercare Rezza che interviene di testa, c'è Rivier che viene però anticipato nell'occasione da Bruno Alves, il rinvio verso Inglese e il Parma può rifiatare, può ripartire. Ancora questo tentativo con Inglese che serve Caramò, solo in area di rigore, si libera di un avversario e poi di destro calcia a colpo sicuro da pochi passi e sfiora il palo alla sinistra di Cordas che però si era lanciato in tuffo ma era, appariva abbattuto, il pallone è terminato sul fondo, prima grande opportunità per il Parma che dopo 23 minuti sfiora il gol del vantaggio. Il punteggio resta comunque fermo sullo 0-0 tra Crotone e Parma e la linea può andare allo studio. Pisa per Pisa-Chievo, il Lignano. Scusa Corsini, Crotone in vantaggio al 24esimo. Messias, a te la linea. Ripartiamo allora da Crotone-Parma. E dunque è cambiato il punteggio qui a Crotone, proprio pochi istanti fa il Crotone passato in vantaggio col Parma che aveva sfiorato il gol con Caramò proprio pochi secondi prima sulla ripartenza immediata, il lancio di Cordaz da, per rimessa dal fondo, pallone che ha scavalcato la linea mediana del campo, si è presentato Messias in area di rigore, ha calciato nonostante il contrasto da parte dei due centrali della formazione di Liverani. Attenzione, Caramò è pareggio, immediato il pareggio, ma l'arbitro però annulla il gol, evidentemente c'era una posizione irregolare fuori gioco dell'attaccante del Parma con il primo assistente che aveva la bandierina alta e dunque azione non valida nonostante la conclusione di Caramò che si era presentato da solo, era stato servito da destra da Kučka e Caramò si è presentato da solo davanti a Cordaz, lo aveva battuto, era stato immediata la reazione del Parma con pareggio immediato ma evidentemente non regolare. Dunque calcio di punizione assegnato dal signor Maresca. Vi stavamo descrivendo il gol del Crotone, questo rilancio lungo di Cordaz a cercare Messias che poi è partito, si è presentato dalle parti di Sepe, lo ha battuto con un diagonale. Ancora Parma in avanti, ancora Caramò e c'è il palo sfiorato, toccato praticamente alla sinistra di Cordaz, ma anche in questo caso evidentemente l'azione non era regolare perché si è avvicinato il signor Maresca, ha indicato un punto di battuta assegnando un calcio di punizione al Crotone. Due grandi opportunità per il Parma ma non valide perché in entrambi i casi c'erano dei giocatori al di là dell'ultimo difensore del Crotone. Manovra molto articolata anche quella della formazione allenata. Scusa Brughini, è Crotone che interviene per segnalare il raddoppio del Crotone appunto sul Parma, punteggio che cambia nuovamente al 43esimo, Crotone 2 Parma 0, ancora Messias, doppietta per lui, a te la linea. Ancora Crotone Parma. Squadre negli spogliatoi per l'intervallo, è finito proprio poco fa il primo tempo dopo un minuto di recupero, Crotone in vantaggio sul Parma per 2-0, doppietta di Messias al 24esimo e al 44esimo. Decise dall'arbitro Roby Lotta, è stato ammonito Scavone. Chiedo scusa, è Crotone che interviene per segnalare il gol del Parma, ha accorciato le distanze poco fa, pochi secondi fa, Inglese, e dunque il Parma ha segnato il gol del 2-1, Crotone che resta in vantaggio ma la formazione di Liverani ha riaperto la partita, a te la linea. Linea allo studio. Crotone. Sì, per rettificare il nome dell'autore del gol del Parma perché c'è stata un'azione che si è sviluppata dalla bandierina sugli sviluppi di un calcio d'angolo in favore del Parma, sono saltati in due, c'erano Inglese e Kučka che erano vicinissimi, ha toccato per ultimo Kučka invece, dunque l'autore del gol che ha portato il Parma sull'1-2 col Crotone che resta in vantaggio ma che ovviamente adesso deve gestire questo vantaggio minimo col
col Parma, che cercherà sicuramente in questa ripresa di pareggiare la partita. Bruno Alves ha cercato un compagno, lo ha trovato Cornelius, siamo al limite dell'area di rigore del Crotone, allarga il gioco la formazione del Parma sulla sinistra dove c'è questo tentativo, adesso attacca con Kurtic, poi all'indietro ancora il Parma in possesso di palla con Gagliolo, all'indietro a cercare Bruno Alves, da questi verso Osorio, sulla destra il tocco per Hernani, c'è anche Jacoponi e quindi Cornelius che si prepara per il sinistro, non lo effettua, palla per Gagliolo, siamo al limite dell'area, il cross, il colpo di testa e la parata salva risultato di Cordaz che si inarca, smanaccia sulla traversa, evita il gol ma regala, si fa per dire tra virgolette, la possibilità al Parma di battere un calcio d'angolo. Ancora Crotone Parma 33esimo, Parma vicino al pareggio, poco fa con una gran conclusione di destro di Kuzka appena poco fuori l'area di rigore all'altezza del vertice sinistro dell'area di rigore, bravissimo Cordaz a tuffarsi a bloccare la traiettoria del pallone calciato in maniera potente e precisa dal giocatore, dal centrocampista del Parma che ha già realizzato il gol che ha accorciato le distanze per la sua squadra col Crotone, però che resta in vantaggio per 2-1. Adesso il Crotone che continua ad attaccare lo fa con Messias sulla destra, Messias migliore in campo a nostro modesto avviso in senso assoluto, non soltanto per le due reti che consentono al Crotone di essere in vantaggio per 2-1 ancora adesso quando manca pochissimo alla conclusione della gara e sta per trascorrere l'ultimo dei sei minuti segnalati dal signor Maresca, pallone in avanti ancora una volta verso Messias che viene strattonato, va a terra, forse subisce un fallo ma l'arbitro dice che si tratta di fallo in attacco da parte dell'attaccante brasiliano e dunque il Parma che riparte, si riporta in avanti, c'è questo colpo di testa, attenzione, palla per Cornelius, il pallone che sfiora il palo alla destra di Cordaz che si è lanciato in tuffo, il Parma ha sfiorato il pareggio proprio sui titoli di coda di questa partita che ancora non è finita, si continua a giocare, dunque si allunga la striscia del recupero segnalata dal signor Maresca col Parma vicinissimo al gol del 2-2 poco fa con Cornelius che ha calciato di destro in girata da pochi passi addirittura più avanti dal dischetto del rigore, quindi meno di 11 metri c'era Cordaz che si è tuffato, pallone debole che però è terminato sul fondo sfiorando il palo alla destra del portiere del Crotone. Siamo a oltre il 51esimo della ripresa, fischia adesso il signor Maresca, fischia tre volte, comanda la fine della partita, manda tutti negli spogliatoi e il Crotone conquista tre punti pesantissimi battendo il Parma per 2-1. La successione delle reti al 24esimo del primo tempo, Messias che poi ha raddoppiato al 44esimo, doppietta dunque per l'attaccante brasiliano del Crotone, nella ripresa ha accorciato al 13esimo Kuzka. È tutto dallo stadio Ezio Scida, ribadisco il finale, Crotone batte Parma 2-1.